Amici ed amiche di Elive Roma TV, buon pomeriggio, ben trovati in diretta che Roma è. Abbiamo pensato anche oggi una scaletta ricca di argomenti, giorno di Poi mi festa, 8 sposto in dicembre, un'altra ma periferia, dove, ripeto, vedremo delle cose inaccettabili, semplicemente inaccettabili. E allora, vediamo un po' chi si ricorda invece di Tor Sapienza, perché vi voglio far vedere altre immagini. Non è la prima volta, ma io non mollo la presa con queste persone qua, perché non me la sento di lasciarli così, no? Articoli su questi ne fanno pochissimi, le grandi TV non ci vanno quasi mai, ma ogni tanto sì, qualcuno ci è andato perché fa gioco, forse, no? Non sto dicendo che noi siamo santi e gli altri. Però questo signore si chiama Roberto Torre, tra un attimo lo riavremo al telefono, è il presidente del comitato di quartiere di Tor Sapienza. Allora tu ha voglia a invitare i grandi analisti, a dire il paese, poi qualcuno addirittura ha scritto del PD, dice ma certo hanno votato no nel sud, e beh quindi hanno votato no probabilmente dove si sono rotti le scatole, no? E magari non hanno apprezzato, come dire, le cose di Renzi, ma lo scollamento poi col paese reale è questo. Guardate le foto che pubblica Roberto Torre, che tra l'altro dice, le spiega, no? E adesso ce le spiegherà meglio ancora qualche minuto al telefono. Ecco, lui spiega che questa, ecco, questo è quello che esiste su Via Salviati e sul sottopasso dei Capretti, quest'ultimo intitolato alle capre che ci governano, uno spettacolo infame, inaccettabile, dove montagne di rifiuti dominano al pari di San Pietro. Queste immagini mostrano tutta la capitale nel suo splendore. Bambini nella spazzatura e tra i topi, igiene assente, sicurezza zero. Guardate bene le immagini e capirete quello che fanno, cioè trasportano e lavorano il rovistato. Guardate queste immagini e ditemi se voi al posto di Roberto foste abitanti, no? Lì lui dalla finestra probabilmente si affaccia e vede questo. Ma si può accettare che qua c'è tutto, no? I passeggini, materiale, viene diviso. Loro ogni giorno vedono questo e poi, come se non bastasse, respirano i fuochi, i fumi tossici. Allora, Saviano, San Basilio è come Scampia, certo. Questa pure è come la terra dei fuochi, no? Fatelo un articolo un po' più eclatante, magari li aiutiamo insieme. Roberto, buon pomeriggio. C'è Roberto Torre, vero? Roberto, mi senti? io sì, sento. Ah, chiedo scusa, non ti sentivo. Buon pomeriggio, ma come sempre dico, poi purtroppo quando ti chiamiamo, buon sempre tra virgolette. Raccontaci un po' queste immagini, le ennesime che fai, ma stavolta mi sembrano ancora più a fuoco, no? Commentale tu e i nostri telespettatori, magari anche dalle tue zone ci ascolteranno, ma io spero pure da altre zone. Hai visto mai dal Campidoglio o comunque anche dal palazzo dove adesso si discute del futuro dell'Italia, per carità. Che succede e che cosa continui a denunciare a nome dei tuoi Io cittadini, credo insomma? che le immagini proprio realizzate questa mattina parlano da sole, cioè se questa è la capitale di Roma, se questa è Tor Sapienza, beh, io vorrei evitare poi di fare la guerra tra poveri o tra bisognosi o queste cose. È uno scempio creato esclusivamente dalla politica, cioè quando noi parliamo di periferie, le periferie sono state le più penalizzate, dove sono stati addossati problemi, e anche molto gravi, che hanno evitato di fare in altre zone. Io ribadisco, noi non siamo gelosi o invidiosi se, voglio dire, ai Parioli o a Piazza del Quirinale ci sono le belle luci, Roma è una gran bella città, e poi in periferia abbiamo questo spettacolo. È una cosa indegna, inaccettabile, improponibile. Ci vengono a dire un campo tollerato. In questa situazione, tollerato da chi? Dai politici, il tessuto politico lo fa la politica, e questo Campidoglio che è sempre più distante, perché io è dal 90 che denuncio queste cose, e addirittura in una trasmissione di Roma 1, quindi lo ricordo benissimo e anzi la ripubblicherò, in un incontro c'era la brava Ileana Linari, che Rinari, salutiamo. ecco, che praticamente mi mise a confronto con dei politici che promettevano che in 6 mesi Tor Sapienza sarebbe tornata al suo splendore. Eccolo qua. Io Aspetta, Roberto, un attimo solo, guardate questa foto perché vorrei rimarcare per chi non è di zona. Non è che Roberto si è infilato in qualche anfratto del Tevere, della Nie. Questa è una strada. Qui passano le persone a piedi.
No, Roberto, ce lo spieghi meglio, perché io sto facendo vedere come strabordano, no, questi rifiuti. È vero, i pedoni devono camminare proprio sopra la strada perché i New Jersey che si vedono nella foto praticamente sono stati posizionati per evitare che i camion scaricassero tutta questa spazzatura e non hanno fatto altro che ingigantire il campo e la foto, seguito a dire, rispecchia il tutto da ventilatori, Il quadri, passeggino televisori. immancabile, no? Perché lo tolleriamo, ma adesso però quello che vorrei far capire a chi magari dice, vabbè, vi state accanendo, c'è sempre qualcuno, cioè la si comprende come dire, il fatto che episodicamente, insomma, abbiamo visto tanti mercatini, li vediamo ancora i mercatini dell'Eurovistato a Roma, ad Ostia, ovunque, no? E va bene, dice uno passa, ci ha fatto l'abitudine. Questa è la centrale, cioè questo è talmente eclatante che loro, no, io non so più che cosa dovrebbero fare. E allora non si può tollerare che alla luce del sole questi smercino come se fosse normale, perché è diventato normale. Allora metteteci un cartello, scriveteci campo centro rovistaggio unico, no? E allora da lì dice, oh, facciamo proprio la filiera del rovistato. Pensate alla frustrazione che possono avere queste persone. Io mi immedesimo perché, tra l'altro, ho avuto anche il piacere di andare a casa di Roberto, della moglie, che saluto, gentilissima. Ma come fa? Cosa dovrebbero fare? Cioè, voi, da quando poi è cominciata questa amministrazione, che ha mille problemi, lo capiamo benissimo, eccetera, ma che risposte avete avuto? Una l'avrete avuta? Qualcuno vi ha ridetto, guarda, tra 6 mesi tutto a posto, o dovete festeggiare? Ma voi festeggiate il Natale adesso così, no? Poi ci sono i fuochi, perché questo non l'abbiamo detto, ma altre volte abbiamo mandato le foto dei fuochi, no? Cioè, quello che non serve, che non va rivenduto, poi si brucia, o no, Roberto? Certo, l'ultimo io l'ho fotografato notturno di qualche giorno fa, è una colonna di fumo immensa, fermo restando che si brucia di continuazione perché l'aria è sempre amara, è un'aria irrespirabile, il tutto poi fronte ufficio immigrazione dove l'altro ieri è stata addirittura scomparsa quella ragazza cinese, dove è avvenuta un'aggressione di una ragazza per togliere il cellulare, cioè noi non abbiamo più parole perché che cosa possiamo, oltre che le immagini, oltre che appellarci, voglio dire fare di più. Poi Ma i furgoni giustamente. arrivano proprio, cioè, capite che arrivano furgoni tutti i minuti, scaricano, dividono, poi. Ma, È vero, no? questo Guardate qua, guardate qua. C'è è di vero. tutto, è una zona franca, ma non è una zona franca e sarebbe comunque grave, no? Abbiamo raccontato con rabbia tante volte, via del Baiardo, lontano dalle abitazioni, 6 ettari di terreno, è diventata la più grande discarica di Roma. Adesso per fortuna l'hanno sequestrata e hanno messo in New Jersey, ci accontentiamo delle piccole cose. Qui stanno in mezzo al quartiere, cioè sotto le case, sotto i palazzi. Ma a Guarda. fronte dell'ufficio immigrazione e della Polizia di Stato, Ah questo no, poi no, aspetta, accade. ridilla questa cosa che mi era sfuggita di fronte a. Appunto, è fronte, proprio di fronte all'ufficio immigrazione e alla Polizia di Stato. Capisci? È Allora, una cosa incredibile, poi cioè. uno ha difficoltà, no, a credere alle istituzioni, ma come fa a credere alla politica? Come fanno queste persone a pensare, ma Renzi, ma chiunque esso sia, ma vengono, quelli escono, vedono questa roba e poi dice lì c'è l'ufficio immigrazione, la polizia, che ti diranno non è colpa nostra, noi facciamo il possibile, i vigili del fuoco vanno quando c'è il fuoco, ognuno fa il possibile, ma nessuno lo risolve. Aspetta Roberto, perché. Che ne pensi, Roberto, anche di questo? Perché tu lo conosci benissimo, i cittadini romani a Tor Sapienza, ma non solo. Che effetto ti fanno legandolo pure a San Basilio, no? Perché sei una persona più che democratica e lontanissima da certi appunto, sentimenti negativi, ma conosci bene la realtà. Certo, no, questa è chiaramente la solita speculazione politica su cui non fanno altro e se ne approfittano. Dividere il popolo diventa la loro forza. Questo è il problema di fondo. Cioè, al di là di tutto quello che accade, perché Roma è sempre più povera in tutto, ma soprattutto è povera di politica, una politica inesistente, una politica di poltrone, una politica di affari, dove chiaramente sono distanti anni luce, lo ammettono loro stessi politicamente, ci siamo distaccati dal popolo. Io dico, ma quando mai siete stati vicino al popolo?
qui ci sono persone anziane, bambini, ma in qualsiasi, voglio dire, in qualsiasi etnia, in qualsiasi famiglia, ci sono dei problemi enormi. Per questo oggi si soffre effettivamente il mantenimento di tutta questa, voglio dire, montagna di politici che paghiamo profumatamente. E sulla risposta, ecco, hanno il problema di dividersi poltrone, chi va là, chi non va là. Noi abbiamo un ministro, voglio dire, della salute, non si è mai vista, nonostante abbiamo anche scritto, figlia di nepotismo politico, cioè non vengono messi politici in grado, visto che vogliono far carriera politica, di poter risolvere i problemi. Non sanno neanche dove sta la città di Roma, io dico, perché ed è questo, loro tolti i palazzi, il territorio per loro è qualcosa di assolutamente sconosciuto. Questo è gravissimo, è gravissimo. Allora, quando nel caso, ecco, di questi campi, e abbiamo visto queste immagini, no? I bambini che poi soffrono e diventeranno futuri disperati anche questi, no? E vivono in quella situazione. Io più di una volta ho portato l'esempio: non si può parlare di integrazione mandando i bambini a scuola. Ma quale integrazione, dai, ma che integrazione? Ecco, dopo tre ore vivono le altre 21 dentro questi, io non so più come definirli, perché questo non è più né segno di civiltà né segno di sopravvivenza, sia per i cittadini che pagano le tasse, sia per chi è assistito. Servizi sociali, cooperative, associazioni che da 30 anni assistono questi campi, che risultati hanno dato? Uguale a zero, o pochi casi in cui qualcuno si è evoluto. Per il resto è tutto così. Chiaro che poi l'esigenza di sopravvivere porta a fare tutto ciò che nella legalità non sta. Ed è grave. Io non me la prendo né con i nomadi né con i cittadini. Mi dispiace molto anche sentire, perché in effetti un ministro della salute che viene dalle periferie romane, insomma, dispiace questo, perché non lo so, insomma, ci vorrebbe, almeno a dare un segnale ci vorrebbe poco, ma capisco, quindi capisco perché Torre se la prende con la Lorenzin. A chiudere, Roberto, che farete a questo punto? Io faccio vedere queste foto, le farò rivedere. So con certezza che Tortapienza è disperata, e il fatto di essere ancora persone come comitato che denunciamo così legalmente, cioè appelliamo alle istituzioni ancora in modo civile, Tortapienza non lo sta tollerando più. Io, come ripeto, mi auguro che non diventi una battaglia di poveri, perché faremmo il gioco della politica. Un invito: se ascoltasse il sindaco, perché l'abbiamo visto solo quando c'era la campagna elettorale, che ha si è presa anche il lusso di non rispondere a nessuno, e c'è il silenzio totale su questa storia. Questo campo sta all'interno del quartiere. Se stessero tranquilli, beh, pazienza, siccome la tranquillità purtroppo non c'è, e questi sono, voglio dire, non sono foto photoshoppate come no, vabbè, sì, figurati. Infatti, questi quindi sono, come si dice, i commenti di serva di. Quindi, Roberto, ci salutiamo così dicendo che, insomma, secondo te, che sei sempre stato molto realista, siamo veramente al limite della rivolta da quelle parti, perché siamo al limite e chiediamo, esigiamo che questo campo venga rimosso il prima possibile. Ecco qua l'immagine dall'alto, no? Dall'alto, dove magari non si vedono certi dettagli. È diventato sempre più grande ed è diventato una centrale impunita, assolutamente tollerata, ripeto, del rovistaggio, del rubato, insomma, dell'illegalità. Roberto, ti devo salutare, ti auguro comunque un buon 8 dicembre e ci risentiremo. Quando vorrete siamo qua, ok? Grazie, altrettanto, Andrea, è sempre un buon lavoro di cuore. Grazie.